Buenas tardes, bienvenidos a esta nuova Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento, a questo nuovo capitolo di questo Maggio di Seta che sta tenendo l'Istituto Cervantes di Palermo all'interno del progetto Silk Now con l'Università di Palermo e l'Università di Valencia e con l'aiuto fondamentale della nostra sede centrale di Madrid. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi un grande esperto che proviene dall'ambito mediterraneo, il professor Manuel Pérez Sánchez, che è professore titolare di storia dell'arte presso l'Università di Murcia, è segretario del Dipartimento, membro del progetto Huellas Impronte della Fondazione Caja Murcia, direttore del Centro per l'Expertise di Opere d'Arte dell'Università di Murcia. È una persona che ha focalizzato le sue ricerche sugli studi delle arti decorative e suntuarie, in particolare sui repertori e le collezioni legate all'ambito liturgico e cerimoniale. Inoltre, ha sviluppato un intenso lavoro di analisi e interpretazione del patrimonio storico, artistico e culturale del sud-est spagnolo, principalmente dei territori dell'antico regno di Murcia e del governatorato di Orihuela. Da più di 15 anni fa parte del progetto Repsol UNESCO per il recupero del patrimonio culturale in America Latina. Che ti farò più tardi una piccola domanda su questo tema che mi sembra molto interessante. Ha diretto molte tesi di dottorato nella sua università e continua a farlo con altrettanti dottorandi, molti di questi lavori di ricerca focalizzati sulla cultura visiva generata dagli scambi artistici tra l'Italia e la Spagna. È coordinatore di storia dell'arte nell'accordo tra l'associazione Nemosin di Santa Margherita di Belice a Agrigento, Sicilia e l'Università di Murcia. E questi legami sono attivi da parecchio tempo. E il titolo della conferenza è Ricezione e influenza dell'arte tessile italiana nei corredi delle cattedrali spagnole, la committenza delle elite ecclesiastiche. Credo che punterà su aspetti molto poco noti di questo grande patrimonio che la seta è andata tessendo tra la Spagna e l'Italia e che il professor Pérez Sánchez conosce. Molte grazie, Manuel, per essere qui con noi oggi. Quando vuoi puoi iniziare il tuo intervento. Grazie, grazie, buonasera. Saluto tutti e faccio i miei complimenti. In primo luogo voglio salutare e ringraziare Beatrice Hernán Angulo per la presentazione all'Istituto Cervantes in generale. Voglio ringraziare per questo progetto Silk Now per l'iniziativa e soprattutto a chi ha pensato di invitarmi perché ha pensato che io possa dare un apporto importante per questo evento scientifico. E che si occupa di recuperare, di ripassare la fruttuosa cooperazione nell'ambito della seta, nello specifico, tra i nostri due paesi. Un rapporto che va avanti da molto tempo nella storia e questa storia oggi prosegue nello scambio scientifico che manteniamo attraverso le università e attraverso i centri di ricerca. Il risultato sono incontri molto positivi e credo, perlomeno nel mio caso, risultano in un apprendimento che è molto utile per quanto riguarda le questioni su cui lavoro. Voglio ringraziare in maniera molto speciale il professore e collega Maurizio Vitella, al quale mi lega una grande amicizia, così come a tutti gli amici della Sicilia, in luogo in cui ho passato momenti davvero belli, felici, meravigliosi. Sono sicuro che fra poco riusciremo a rincontrarci in Sicilia, lì da voi, oppure qui in Spagna. E ovviamente in questa regione e città di Murcia che è dove lavoro e dove vivo. E a tutti voi
Vi ringrazio per la vostra presenza, grazie mille. E inizio a condividere lo schermo per iniziare la presentazione. E vorrei chiedere scusa per la qualità di alcune immagini della presentazione, ma chiaramente, date le circostanze, in questi mesi è risultato un po' complicato o quasi impossibile poter produrre immagini di qualità per quanto mi sarebbe piaciuto. Però, date le circostanze, insomma, non è stato possibile. Spero di non essere stato troppo ambizioso ad aver proposto questo titolo. In ogni caso, cercherò nella misura del possibile di percorrere nel modo più ameno che mi sia possibile questo percorso sulla ricezione e l'influenza dell'arte tessile italiano nei corredi delle cattedrali spagnole. E inizio non perché non voglia fare un bagno, ma inizierei con questa vista di una delle più belle spiagge del Mediterraneo spagnolo, che è la spiaggia dei Genovesi, che si trova nel parco naturale di Cabo de Gata, d'Almeria, molto vicino al luogo dove mi trovo in questo momento. E metto questa foto perché bisogna ricordare che ciò che qui succede è un punto di inflessione. Non a caso si chiama spiaggia dei Genovesi, e questo motivo è che nel 1147 ha luogo la prima conquista della città di Almeria. È una data simbolica di un punto di flesso, di un cambiamento nella vita nazionale per quanto riguarda la seta. È chiaro che dalla caduta dell'Impero Romano fino al XII secolo, XIII più o meno, la cultura musulmana è stata quella che ha segnato un po' il percorso delle grandi conquiste all'interno dell'arte tessile, i ricchi tessuti di Al-Andalus e suntuari sono stati l'esempio suntuario di tutti i paesi occidentali. Tuttavia, la grande armata genovese al servizio del re castigliano distrugge la città di Almeria e con lei i famosi telai dove si producevano questi tessuti così tanto celebrati dalla letteratura medievale. Ci restano degli esempi in Italia soprattutto, come il famoso mantello della cattedrale di Fermo. A partire dal XII secolo, dal XIII secolo, il centro della seta, come tutti voi ben sanno, è l'Italia. La Spagna inizierà a guardarsi in quello specchio tecnico, artistico ed estetico che sono le città italiane nelle diverse modalità, varianti. E torneremo più avanti a parlare dei genovesi. Così come succede in Italia o in Portogallo e ovviamente anche nei paesi iberoamericani, le grandi collezioni tessili dei nostri paesi, i grandi corredi di seta si trovano ancora oggi nelle sagrestie delle chiese. Per secoli è stato conservato un patrimonio tessile che ancora oggi non si conosce in Spagna nella sua totalità. È un campo, come vedremo più avanti, in cui ancora siamo alle origini, conosciamo piano piano sempre di più una realtà artistica immensa che davvero può essere apprezzata solo quando si visita uno di questi musei, delle cattedrali, dove in teche a volte molto poco adeguate
si accumulano i tessuti di questi grandi corredi liturgici che per secoli hanno costruito questo tesoro tessile. La disposizione non è la più adeguata e di fatto a partire dal XX secolo, quando questi pezzi iniziano ad essere esposti, escono dai cassettoni che erano pensati proprio per custodirli e vengono esposti in un modo che facilita la loro adeguata conservazione. Questo negli ultimi decenni è iniziato a cambiare, abbiamo già in quei musei diocesani o delle cattedrali teche, vetrine adeguate in cui si rispettano tutti i requisiti segnati e stabiliti per l'adeguata conservazione e mostra dei tessili ruotando ogni 6 mesi, fatto che permette allo spettatore di vedere, di apprezzare la ricchezza della collezione, ovviamente se frequenta più volte il museo. E in altro caso sarebbe impossibile farlo, data la grandezza della quantità di pezzi. Questi sono dei pezzi molto recenti della cattedrale di Siviglia o queste ultime della cattedrale di Santiago di Compostela, adeguate già all'osservazione della che la museografia attuale stabilisce. E nonostante ciò, troviamo dei pezzi eccellenti disposti, come si vede nella cattedrale di Burgos, soffrendo l'usura dovuta alla polvere, all'umidità, ai cambiamenti di temperatura. Quindi non è la cosa più adeguata questo tipo di esposizione e sta appunto contribuendo al degrado di questo patrimonio e questo bisogna risolvere questo problema urgentemente. Se vogliamo vedere l'importanza di questi ornamenti liturgici, perché in realtà non si usano più o dobbiamo solo andare sulle sculture per vedere questi santi come Sant'Ignazio di Loyola, che la sua attributo iconografico è la casula, questi vestiti ricchi, questi abiti, paramenti ricchi di seta, ai quali si accompagnava la presenza di oro e di argento attraverso la tecnica del ricamo. Questi a volte cambiavano, diventavano un qualcosa che trasmetteva la divinità quando apparivano vestiti con questi grandi capi sontuosissime, cariche di colori, di materiali ricchi e inoltre non solo loro, ma anche l'ornamento e il cerimoniale veniva accompagnato da un'infinità di elementi tessili innumerevoli. Oggi vediamo le chiese, davvero, nelle chiese vediamo questi paramenti più nudi, per cui appunto questa è l'importanza dell'arte tessile nel culto cattolico. Un altro esempio è che si utilizzano e compaiono in grandi cerimonie, come in questa immagine della patriarca di Valencia, dove possiamo vedere davvero la funzionalità speciale di questi capi. La dimensione reale si raggiunge nell'atto per le quali sono pensate. In alcuni casi in Spagna, soprattutto nei primi decenni del XX secolo, alcune cattedrali annunciavano gli ornamenti concreti, i paramenti concreti che sarebbero stati utilizzati in determinate cerimonie, soprattutto durante la Settimana Santa, momento in cui la Chiesa Cattolica fa
uso e sfoggio di tutti questi ornamenti e paramenti per celebrare la morte e risurrezione di Cristo. Lo studio dei paramenti liturgici in Spagna è in crescita. Lo stato dell'arte parte dai primi decenni del XX secolo e due libri fondamentali sono questi: Il Bordado, Il Ricamo di Antonio Floriano Combregno e Los Ornamentos Sagrados en España del padre Antolín Villanueva. Nascono intorno agli anni della Repubblica e con la fondazione del Museo delle Arti Decorative di Madrid, fondato, se lo compariamo con altri musei di arti decorative europee, nato da poco, insomma, che ha una grande collezione tessile. Un altro è il Museo di Barcellona o la Fundación Valencia de Don Juan, ma i grandi corredi appunto, sono mostrati qui. A partire dagli anni 50 iniziano alcuni tentativi interessanti come quella di Isabel Turmo, Ricami e ricamatori sevigliani, un libro molto interessante in cui inizia ad essere esposta una piccola parte di ciò che custodisce la grande cattedrale di Siviglia. Tuttavia, questi studi non furono continuati se non dagli anni Ottanta, coincidendo con la creazione della Spagna delle autonomie. Iniziano a interessarsi le università e in queste si scrivono tesi dottorali con il fine di studiare i corredi tessili e più in concreto le collezioni liturgiche. Si poteva andare in un vescovato o in un contesto provinciale, nazionale forse in minor misura. Granada nell'84, seguirono altri negli anni 90 del XX secolo, Saragozza, Murcia, Salamanca. E si è fermata un po' la cosa, però all'inizio del XXI secolo abbiamo visto apparire Navarra, Calahorra, Santiago de Compostela e ultimamente un lavoro eccezionale in cui ho avuto la fortuna di partecipare in un progetto di tesi dottorale sulla cattedrale di Jaén e della sua provincia. Un corredo con delle tecniche e delle metodologie molto moderne e molto legati a ciò che si stava facendo in Sicilia. Per farvi vedere un po' che in Spagna ci sono ancora molti pregiudizi quando si valuta e si studia il patrimonio tessile, questo è un capo che è uscito dalla Spagna. Ma in realtà non è stata acquistata e nessuno in Spagna ha mostrato interesse per includerla in collezioni e ciò dimostra che c'è un pregiudizio nel nostro ambito nazionale, uno stendardo questo vincolato al Palazzo Reale della Hermandad de San Antonio Abad. Ed è legata con il famoso pontificale di Fernando VII, e che appunto fa parte del patrimonio nazionale tessile. Questi sono i giardini di Sabatini, furono distrutti in epoca repubblicana sono stati rasi al suolo. E questo è un capo legato a questi edifici che non si incontra più lì perché ha ottenuto il diritto di esportazione in collezioni europee, nello specifico una collezione francese. Il ricamo e l'arte della seta in Spagna continua ad essere vivo e ciò ha fatto sì che in molti casi quest'arte della seta sia stata considerata artigianato. È molto interessante perché quest'arte della seta, al di là del valore estetico e culturale, è un'arte che sta generando ricchezza ed economia e crea molti posti di lavoro.
chiaramente non ci sono molti lavori, molti paesi in Europa in cui ci siano attivi, siano attive botteghe in cui si portano avanti questi lavori di ricamo destinati alla Settimana Santa. Siamo riusciti a mantenere tecniche come il ricamo in rilievo in oro caratteristico del barocco spagnolo, così come il ricamo per immagini. Questi dettagli d'oro si trovano soprattutto in queste botteghe si trovano in Andalusia, mentre i lavori di ricamo in seta si trovano nella regione di Murcia, che è dove si continua ancora a lavorare con una tecnica che, come ben sapete, risale alla Cupictae, come l'hanno definito i romani. Quindi entriamo nelle peculiarità dei nostri corredi liturgici in modo molto rapido. La particolarità degli spagnoli è la varietà assoluta che abbiamo di sete che provengono da ogni luogo. Chiaramente, come ci siamo stabiliti sul territorio di Al-Andalus, i tessuti andalusi formano una parte importante delle nostre collezioni. E anche per il ponte dell'America Latina, il ponte con le Filippine, la Nao di Manila e la nostra presenza nelle Filippine, ha comportato l'inclusione di sete cinesi da secoli molto antichi. E sono una particolarità nostra dei corredi spagnoli. Pezzi importanti come il drappo delle streghe, tessuto andaluso, e questi tessuti erano cercati da monasteri e cattedrali per la loro ricchezza, per la loro singolarità, senza che avessero contraddizioni il fatto di mostrare un'iconografia, una figurazione che non ha nulla a che vedere con il mondo cristiano, ma in realtà erano così affascinanti, così ricchi, che servivano per la divinità, per la funzione maggiore che possa compiere un tessuto che è il servizio a Dio. Non sono tessuti che sono solo nelle grandi cattedrali morisco, tessuti moreschi, morisco, ne troviamo anche in altre, però man mano che avanzava la Riconquista, le chiese vicino ad altre tradizioni, queste chiese hanno incorporato nei loro templi i tessuti di questa cultura, ad esempio anche i tessuti cinesi. Abbiamo un'immensa collezione di chiamati per errore filippini, perché venivano da Manila, ma in realtà sono sete cinesi e ricami cinesi, e li abbiamo distribuiti per tutta la geografia nazionale. La dalmatica del completo di San Valero, andalusa, e nel Medioevo c'è stato un momento in cui si guarda all'Inghilterra. Questa è un'importante rappresentazione dell'Opus Anglicanum, come il mantello pluviale di Ramon de Beghiera, che è il primo ricamo che riesce a dare l'idea di un'idea di sacralità che è accattivante per le élite ecclesiastiche. La corte si era assentata da Roma e si era appunto stabilita ad Avignone, una città pontificia, e da lì si è iniziato a diffondere il ricamo inglese. La Spagna conta con una rappresentazione singolare, quello fu un momento di buona relazione. Questo è un contatto che dimostra anche le relazioni diplomatiche tra i regni.
nei secoli 14 e 15 il regno di Castiglia ha una buona relazione con il regno, con l'Inghilterra. Si commissionano anche pale. Questo è un altro esempio di Opus Anglicanum di ricamo inglesi, la Cappa di Darocca del Museo Archeologico Nazionale o del Museo di San Vicente, che include il tessuto Opus Anglicanum e il tessuto della Mongolia, e che iniziavano appunto ad essere, iniziavano ad esserci contatti tra l'Estremo Oriente e l'Europa occidentale. Dall'Inghilterra passiamo all'influenza delle Fiandre del XV secolo. Abbiamo soprattutto lavori fiamminghi come i mantelli di Basilea, questi mantelli azzurri, blu. E mi piacerebbe aggiungere un'altra particolarità delle collezioni liturgiche spagnole, il peso del blu. Il blu è un colore liturgico, è autorizzato a partire dal XIX secolo e solo per una festività molto speciale, ma in Spagna è stato utilizzato da sempre. Abbiamo presenza di ornamenti azzurri, blu, per l'influenza francese, perché l'azzurro e il blu è il colore reale della casa reale per i francesi, è la casa dei Borboni francesi, per esempio. Un altro esempio di ricamo fiammingo è il paliotto di Enrico IV nel Real Monastero di Guadalupe, Cáceres. Tuttavia, gli ultimi secoli del Medioevo guardano già avanti. Di questo legame, di questa necessità di portare le novità delle conquiste che avevano luogo in Italia, lo troviamo, cioè di commissionare già pezzi in Italia, non che arrivassero attraverso mercanti dai porti, ma che si ordinano, si commissionano in una città italiana, a Firenze nello specifico, a un ricamatore preciso, un pezzo appunto destinato a una cattedrale che si stava costruendo. Chiaramente ciò che si cerca in Italia è la novità, è l'ultima moda. E dove vediamo principalmente questi pezzi di stile italiano è nella corona di Aragona per i legami con l'Italia e nei porti castigliani del Mediterraneo, che sono quelli che stanno commerciando con i porti italiani. Questo pezzo inoltre è significativo perché molti pochi ricami del secolo anteriore furono in grado di inserire una leggenda secondo la cui il ricamatore, sentendosi insicuro, ha inserito appunto la firma. È un'opera di Opus Florentinum, debitore dell'Opus Anglicanum, ma chiaramente inserisce un carattere più grandioso, con personaggi dotati di grande espressività, di una raffinatissima tecnica che vanno ad ereditare i ricamatori spagnoli nel XVI secolo, nel momento di concretizzare, di ricamare i volti. Quindi di produrre volti e capelli, chiaramente per questi ricami. In questo caso è attribuito il disegno a pittori seguaci di Giotto, come Bernardo Daddi. Ovviamente la prima menzione di Giotto era molto bella, ma non sembrava in grado di sostenersi. Questo italianissimo che abbiamo documentato negli ultimi secoli del Medioevo era concretizzato nel sepolcro di Santa Eulalia della Cattedrale di Barcellona, o le commissioni che la famiglia reale castigliana Emanuele realizzano a Bernabé di Modena, che è un pittore
stabilitosi a Genova e che stanno facendo arrivare questa nuova cultura visiva che si stava producendo nell'Italia del 300. Tuttavia sarà a partire dal XVI secolo con una maggiore presenza della Spagna in Italia, un'assiduità di ecclesiastici spagnoli che erano alti dignitari del mondo del collegio cardinalizio, insomma intorno al Papa. Probabilmente il cardinale Mendoza e il suo famoso completo elaborato alla fine del XV secolo, probabilmente in una fabbrica di seta, in una seteria fiorentina, è un capo che risponde già a tessuti che si lavorano già su un solo pezzo, qualcosa che arriverà alla fabbrica tessile toledana. Qui vediamo, chiaramente questo è italiano, è impossibile che questo tipo di disegno che si vedeva qui potesse prodursi nella Spagna del 1495, perché si sta parlando del fatto che i disegni per i ricami sono opera di Pinturicchio, di Filippino Lippi, date le somiglianze con la pittura da loro sviluppata. Qui c'è il corredo più completo nella sua totalità, e nel XVI secolo, il grande secolo del ricamo spagnolo, il nostro ricamo si baserà su quello italiano. Pittori italiani hanno lavorato per Filippo II, per l'Escorial, e si conservano grazie a una fortunata acquisizione nel Museo Nazionale del Prado. Qui vediamo la materializzazione di questi disegni. Chiaramente non corrisponde a quelli precedenti, perché l'Escorial, come sapete bene, è stato saccheggiato durante l'invasione francese delle truppe di Napoleone. E qui abbiamo un esempio chiaro con un dipinto di Tibaldi, o meglio un'incisione di Tibaldi, e serve da modello per l'esecuzione di un ricamo spagnolo. Questo si è mantenuto nei secoli successivi, il famoso pontificale di Fernando VI, realizzato da Antonio Gomez de los Rios, e segue modelli delle stampe, delle pitture del Tintoretto, o un caso più recente come il manto della Vergine dell'Amargura di Lorca, che segue un modello copiato letteralmente da un dipinto di Tiepolo. Dall'Italia vengono molte cose e vengono arazzi per i palazzi, e dai palazzi poi furono trasferiti alle chiese. Abbiamo l'arazzo, questo arazzo famoso, nel XVII secolo. Non solo le elite ecclesiali, ma anche i nobili distaccati in Italia che svolgono funzioni di ambasciatori o semplicemente sono lì, svolgendo la loro attività politica al servizio del monarca, commissionavano fastosi ricami per gli interni dei loro palazzi, che poi donavano come gesto di affetto e di protezione a conventi che erano anch'essi sotto la loro tutela e protezione. Il caso dell'arazzo di Medina de las Torres, che si conserva nel Museo Archeologico Nazionale, è anche la sede del convento delle Carmelite di Madrid. La data è 1640-1644, e appunto il modello è il baldacchino del Bernini, o l'arazzo fastoso incaricato, commissionato da Filippo IV per adornare il presbiterio
intorno alle reliquie di Santiago, nella cattedrale stessa, di manufattura sicuramente probabilmente romana, ma anche, potrebbe essere anche napoletana, nel secondo terzo del XVII secolo. Uno più modesto, conservato in cattive condizioni, che è qui vicino a Cartagena, procede probabilmente dal Palazzo di Valencia di Cristoforo Colombo, donato da Don Pedro Manuel Colón di Portogallo per la cappella del Cristo Moreno della Cattedrale Vecchia di Cartagena, e corrisponde a questa esuberanza con queste pavoni, fontane, un mondo molto legato al barocco napoletano o siciliano. Vediamo un arazzo. L'arazzo disposta nella cappella per appunto addobbare le pareti. Questa è la cappella del Cristo Moreno. Perché, questo bisogna capirlo, perché il XVII secolo è un secolo in cui arrivarono molti ricami italiani. Ma che succede nel XVII secolo? È un qualcosa che abbiamo, insomma, su cui abbiamo pensato poco. Le situazioni finanziarie spagnole sono molto cattive e gli ordini reali di Filippo IV per diminuire il lusso proibiscono sempre più il ricamo, la presenza di elementi di seta, di argento, di oro, arazzi, eccetera. Solo la Chiesa può non attenersi a questi ordini. E il fatto è il seguente: è documentato a Murcia, ma potrebbe essere documentato tranquillamente in altri territori. Nel 1570 esistevano a Murcia, che è una città di media grandezza nel contesto del Marocco spagnolo, 12 maestri ricamatori. Nel 1670 ne esistevano zero, nessuno. Quindi c'erano molti pochi ricamatori spagnoli, perché la busta paga è molto grande nel XVI secolo, poi si inizia ad abbassarsi, e quindi ne rimangono pochi a Siviglia, a Madrid, per cui è evidente che il ricamo spagnolo ha subito una battuta d'arresto, è stato paralizzato e rimase sotto le correnti tardo-rinascimentali e non si è adattato, se non più tardi, alle novità vigenti in Europa. E ciò fece sì che la nobiltà si rivolgesse appunto all'Italia, dalla quale provenivano le novità barocche che appunto provenivano di lì. E da lì viaggiavano poi in America. Si commissionano questi pezzi straordinari come il drappo di Tumulo, per la sua cappella funeraria. Questo pezzo è un magnifico barocco di Pedro Antonio de Aragon, che è stato re di Napoli o di Sicilia, non mi ricordo bene. E questa è la dimensione reale del drappo. Qui se ne vede solo la metà, quasi un terzo. Sono appunto drappi immensi per capire la pompa magna nel cerimoniale funebre di queste famiglie. In Spagna si vendono ornamenti italiani per la morte di Folke de Cardona, vescovo di Valencia. Muore esiliato a Vienna. Viene commissionato questo pezzo fatto a Milano. Chiaro, tutto ciò che veniva dall'Italia veniva offerto ad agenti italiani che percorrevano tutta la geografia per vendere appunto questi pezzi alle cattedrali. C'è appunto un ricamo di seta argentata e dorata.
poi dal XVIII secolo, siccome è già passata di moda, la cattedrale li regala a una chiesa minore, ma soprattutto nel XVIII secolo sono gli ecclesiastici, i viaggi ecclesiastici in Italia sono più frequenti, le relazioni più pulite e gli ecclesiastici che vanno lì mandano come segno di affetto un uomo determinante, è il cardinale Bejuga, che è l'erede di Filippo V al trono. Cardinale molto legato alla Sicilia attraverso il suo segretario. A Mursi abbiamo il Cristo della Clemenza mandato da lui come ricordo. E questo meraviglioso Cristo alla colonna per la regina Isabel di Farnesio, che si conserva nel Museo Archeologico Nazionale, legato anche all'ambito napoletano o siciliano. Mandavano ricordi, una casula, questa era una novità, con questa differenza dei paramenti liturgici italiani. Lo spagnolo è molto tradizionale nello schema del XVI secolo, del contesto dei candelieri. Il paramento romano inonda tutta la superficie, e l'ornamento romano inonda tutta la superficie. Si mantiene l'idea di candelieri, il mondo arabesco, con un ricamo molto sottile, molto delicato, con molti disegni su tele molto ricche, molto leggere, che chiaramente fanno in modo che sia più semplice ricamare su di esse. Un altro pezzo legato a questo momento al cardinale Bejuga, questo paramento molto lineare, se si vede tutto il ricamo, è un disegno unico. Qui, questo nel primo terzo del XVIII secolo, vediamo la situazione di come si mantiene l'idea e di come si è coperto tutto nella sua totalità con un lavoro delicatissimo. Aspurù, arcivescovo di Valencia, era stato canonico dottorale della cattedrale di Murcia, ambasciatore del re di Spagna a Roma. E questa è la cattedrale di Murcia, e questo pezzo diventa un rinnovamento dei corredi, perché man mano che arrivano le novità, poi si ricama a partire dai pezzi che arrivano, e quindi da lì si cambia poi il gusto. È la cosa migliore che si possa lavorare in questa corte di Roma. Introduce i lustrini, la cannetta, ovviamente rococò, nel senso più stretto della parola, la casula, la dalmatica, o Don Juan Matteo, che è passato a Roma molto tempo, e lì si confeziona il suo pontificale completo, una volta nominato vescovo di Cartagena. Pezzi che sono segnati dalle linee che solo persone che sono state in Italia possono ordinare. Queste confezionate con tessuti italiani, un altro pezzo pontificale di Matteo, potete vedere che sono completamente italiane. Altro ancora, Rubin de Felis, presidente del Consiglio di Castiglia, che commissiona questi paramenti all'Italia. Qui è un momento più tardivo. E ci sono pezzi che arrivano anche come prova di carità. L'inondazione del 1879 copre completamente la cattedrale di Orihuela, e il cardinale Bonaparte manda il suo corredo come modo di testimoniare la sua carità nei confronti della Chiesa spagnola. Insomma, la stampa italiana ha testimoniato l'evento, la grande catastrofe che davvero ha portato la miseria in quelle zone. Qui vediamo all'interno dello stile impero come si mantiene questo ricamo delicato. Genova,
commissioni permanenti del XVIII secolo, e quello è il secolo della presenza genovese. I lacci, i vincoli con Genova, i legami con Genova sono molto forti dall'inizio del secolo XVIII. Questo è il letto mortuario, opera di Seta genovese, appunto il letto di morte dei re di Spagna. A Mursa, tessitori genovesi si stabiliscono lì a partire dall'espulsione dei Moriscos, e questo ha fatto calare a picco l'industria tessile spagnola. I secoli del Barocco sono secoli di tessili portati già dall'Italia e realizzati in Spagna da italiani, secondo le linee guida delle città italiane. I genovesi, con il loro entusiasmo per il colore, per la combinazione dell'oro e dell'argento, per una forma scenografica di organizzare le composizioni. E questa la ritroviamo da nord a sud, da est a ovest, il colore, la policromia. E questo è un altro esempio. Come vengono combinati i fiori, la dispersione, la leggerezza, la leggiadria, l'allegria, persino della composizione. E questa scenografia, questa teatralità, queste prospettive tipiche del mondo genovese, di questo stile genovese. Qui c'è un esempio di quello che è il ricamo genovese, meraviglioso. È davvero un ricamo in argento, in seta, con lamine di argento e di oro, che vengono imitate rapidamente dalle botteghe spagnole. In questo caso è un'opera documentata murciana che segue il modello dei genovesi, o un'opera valenziana documentata a Valencia che segue il modello dei genovesi. Saragozza, un'altra opera molto importante del XVIII secolo, segue il modello dei genovesi, riproducendo questa divisione tripla, con motivi qui molto meno rischiosi, più simbolici, ma che rifugge dall'immaginario. Pezzi siciliani, il paliotto della cattedrale di Toledo, che è stato utilizzato per l'altare, per l'inaugurazione del famoso trasparente di Narciso Tomé, che, come insomma, è stato raccolto nella relazione di festa, la cui principale fronte adornava un paliotto di corallo. Questo pezzo, insomma, italiano, che veniva esposto solo in feste precise. Questo è l'immaginario apportato appunto dagli italiani, in maggiore e minore qualità, però è sempre presente. E infine, in questa preghiera funebre di Francesco I, re delle Due Sicilie, e ci interessa perché, come sa bene il professor Vitella, c'è la presenza di ornamenti portati dagli spagnoli in Sicilia a Napoli, è tipico, ma il re Francesco I, figlio di Fernando VII, fu entusiasta, stupito, sorpreso dalla qualità dei tessuti spagnoli, e le principali fabbriche della Spagna produceva preziosi ornamenti per il culto divino. All'epoca di Fernando VII c'erano solo due fabbriche, quella di Miguel Moredo di Toledo e quelle di Valencia. Quindi da una o dall'altra località si portavano verso Napoli tessuti per Francesco I delle Due Sicilie. E infine, per concludere, l'eterna lamentela dei maestri setai delle industrie legate alla seta spagnole. Le leggi così restrittive, così tradizionali, che impedivano di progredire, il progredire della seta in Spagna. Una corona, che non seppe reagire ai progressi tecnici, alle novità provenienti dalla Francia o dall'Italia, e che fece sì che il tessuto spagnolo
fosse sempre di minore qualità e fosse meno alla moda. Insomma, come vedete, un percorso molto ricco, molto ampio, che però è una visione parziale, perché ancora dobbiamo conoscere molto, e molto di questa presenza italiana nelle collezioni spagnole. Molte grazie. Molte grazie, grazie mille, caro Manuel, per questo percorso che ci hai fatto conoscere sulle relazioni in questo arte tessile tra l'Italia e la Spagna. Se ci sono domande, questioni, assolutamente. E sei stato perfettamente nei tempi, quindi abbiamo tempo per domande. Abbiamo domande, Maria Laura? No, al momento no. C'è un saluto del professor Travagliato. Bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa per terminare il tuo intervento. Sì, qualcosa che è importante da tenere, di cui tenere conto, ed è l'enorme collezione tessile che c'è nei corredi iberoamericani. È davvero sorprendente, si conservano, non sono stati studiati, o meglio, in Messico qualcosa si sta iniziando a smuovere adesso, ma io che conosco bene il mondo andino, perché ho lavorato in Bolivia, Perù e fondamentalmente in Ecuador, ha una ricchezza davvero enorme. Se vengono conservati sempre peggio, si vendono, vengono rubati, insomma spariscono, ma per fortuna a Quito è stato aperto un museo nella capitale, dove i tessuti spagnoli e italiani sono molto abbondanti, insieme ai tessuti cinesi. Davvero la ricchezza che ha l'America dei tessuti della Cila, sì, anche a Manila, in questi anni che festeggiamo proprio l'anniversario della circumnavigazione del Cano, eccetera. E la cosa importante è che quello era il primo momento della globalizzazione, per chiamarlo così. Tutti i continenti si conoscevano, l'Asia, l'America, l'Europa, e soprattutto le collezioni cinesi si trovano nel nord della Spagna, nei Paesi Baschi, in Asturia, in Galizia. In Castiglia ci sono collezioni straordinarie che in questo momento vengono studiate. Ciò dimostra che la seta era l'internet dell'epoca, ciò che ci ha connessi e collegati per secoli. Sì, è come il filo di Arianna nel labirinto di Teseo, appunto questo filo di seta nel labirinto del mondo, mi sembra una buona metafora. E ora attraverso internet... oggi ci avvicina di più, per esempio in queste conferenze che teniamo. Raccontaci della presenza italiana che tu hai rilevato in tutte le tue visite e le conoscenze che hai in merito, nonostante questo patrimonio ancora non è stato esplorato in America Latina. E qual è la provenienza? Ci sono elementi italiani anche lì? Moltissimi, moltissimi. Tessili, argenti italiani, moltissimi, perché li portavano i vescovi provenienti dalla Spagna, oppure venivano comprati direttamente dalle cattedrali attraverso agenti in Spagna dall'Italia. Però il contributo è molto ricco, direi più abbondante rispetto alla Spagna. È anche vero che in Spagna ci mancano da conoscere collezioni come quelle di Colledo, come quelle della corte di Madrid. Non sappiamo davvero ciò che c'è nella cattedrale di Toledo, di Tarragona, Santiago è ricchissima, si sta iniziando a studiare adesso, ma davvero in Galizia ci sono altre cattedrali,
e che sono molto importanti. Quindi è un mondo che, per cui è difficile incoraggiare le ricerche, perché pesa ancora un grave pregiudizio assurdo, perché è un patrimonio alla pari dei dipinti. Per secoli, durante molti decenni in Spagna, era il tema, perdonatemi l'espressione, alle bambine. Era il peso che si dava alle donne storiche dell'arte, perché si pensava fosse un'attività più adeguata al loro genere. Mi sembra davvero cioè maschilismo nella ricerca anche. Sì, esattamente. Quindi, come nel consiglio di ricerche scientifiche, le bambine a studiare gli avori, a studiare i tessuti, a studiare gli argenti, e i bambini, i ragazzi, pittura, scultura, architettura, è una cosa tremenda. Le arti decorative come un qualcosa di femminile, in un senso peggiorativo, con un'accezione, insomma, appunto negativa, che dice molto della Spagna, che però per fortuna è cambiato. Beh, speriamo che continuino sia uomini sia donne a conoscere, a scoprire nuove cose e a ricercare su questi temi molto importanti, perché stanno dando, insomma, dimostrazione dell'importanza dei tessuti della seta sia in Spagna sia in Italia, questi tessuti che hanno circolato per tutto il mondo. Molte grazie. Se non ci sono altre pregunte, Maria Laura, ne abbiamo, domande, altre domande ne abbiamo? Buonasera. Non abbiamo altre domande, soltanto una considerazione da No, parte c'è di solo una considerazione da parte di Susana Grimaudo Duà, che dice che in effetti il Regno di Napoli era il più importante del periodo borbonico. C'era questa seta di San Leucio nella zona di Caserta che produceva i manufatti più belli. Che la seta di San Leucio, il regno di Napoli, era il più importante nel periodo dei Borboni. Sì, esattamente. Sì, come per la porcellana, la fabbrica di Capodimonte, trasferita poi a Madrid. Di fatto, il Palazzo Reale di Madrid, quasi per la sua totalità, lo possiamo considerare un palazzo italiano per quanto riguarda le decorazioni. Nel bicentenario effettivamente nato a Palermo, abbiamo fatto un omaggio a questo grande architetto, il cui padre era argentiere, produceva argento. Ed era un grande produttore d'argento, come sanno bene gli amici della Sicilia. Molto bene, c'è una signora che stava parlando. C'è una domanda da parte di Giuseppe Randazzo. Se si hanno notizie, una domanda per il professore, se si hanno notizie di artisti, proprio di veri e propri nomi di ricamatori che sono stati tessuti e ricamati sui manufatti. No, no, è rarissimo, molto molto raro. Beh, sì, il nome dell'autore è molto raro, sulla pittura è più frequente, in qualche caso sulle sculture, sull'argento, sì, ma nel ricamo è qualcosa di straordinario, ecco. Di non normale, perlomeno in Spagna, l'esempio che hai fatto in una delle diapositive. Maria Laura, credo che ci fosse una signora che voleva intervenire, la signora Carmen Diaz, che voleva parlare, ma invece di utilizzare la chat mi sembra che abbia aperto il microfono. Sì, esattamente. E volevo chiedere perché faceva riferimento il professore a lavori
in Sud America, in Perù. In Perù dove si possono vedere queste opere o le opere migliori? Beh, io conosco solo le collezioni, alcune collezioni di Lima. Qualcosa conosco, ho visto, ma di aprire cassetti, ecco, a Cusco. E conosco la collezione di Andahuaylas, che è una chiesa che sul cammino Inca, che si conosce come la Cappella Sistina delle Ande. Ma chiaro, quando sono stato ad Andahuaylas, era il 1999 e la chiesa quasi cadeva, era decadente, ma negli anni successivi è stata restaurata completamente e non so se alcuni pezzi tessili siano stati esposti a livello museale. Siccome ho molte relazioni, molti rapporti con il Perù, continueremo a fare ricerca e chiederò anche questo. E magari ve lo farò avere in qualche modo, ma l'inserimento di questi pezzi nelle visite culturali, negli spazi museografici è molto scarsa. Alcuni musei di conventi si espone qualcosa, si inizia un'intensa attività, perché già ci sono molte pubblicazioni, è in Messico, quindi lì si sta iniziando a esporre, a studiare molto, ci sono molti studiosi molto buoni. E l'immaginario autoctono, così come nelle sculture di molte delle chiese barocche, sia in Messico, a Quito, in Brasile, sto pensando allo stato di Minas Gerais, si utilizzano i frutti esotici e le decorazioni di elementi autoctoni, gli angioletti, che sono angioletti mulatti o indigeni. Questo si vede anche nell'arte ecclesiastica. Nel ricamo andino, che è quello che conosco meglio, chiaramente parliamo di un ricamo colto che cerca di imitare quello europeo, ciò che si fa in Europa. E ovviamente veniva fatto dagli spagnoli, quindi loro erano coloro i quali orientavano il gusto. Ma il lavoro indigeno, i ricamatori indigeni, e ce n'erano tantissimi, bravissimi, formati nelle missioni gesuite in molti casi. I gesuiti avevano grandi botteghe e laboratori di formazione. E soprattutto nelle arti pratiche, le arti applicate al servizio del culto, strumentisti magnifici, ebanisti, inseriscono elementi propri del mondo di lì, fiori, uccelli, frutti, in un modo molto particolare di ricamare, e l'arte figurativa meno, la rappresentazione meno. Sebbene si vedano certi dettagli, soprattutto l'influenza delle piume nel ricamo, c'è anche un ricamo in piume molto importante che arriva in Europa, e a Madrid ci sono buoni esempi, ma nei ricami in seta si ammette l'utilizzo dei colori si avverte, si nota chiaramente quando un pezzo ha questo sapore, e un pezzo spagnolo e un pezzo di lì si percepiscono delle differenze, sì, chiaramente sì, c'è un contributo dei nativi, sì, molto particolare. E poi l'influenza dei cinesi, e che in America stavano arrivando porcellane, mobili, tessuti provenienti dalla Cina, e questo ovviamente influenza, così come nella cucina, nella gastronomia peruviana è rimasto questo impatto, questa influenza cinese, anche nelle arti, quindi sì, questo contributo cinese alla cucina peruviana. Molto bene, qualche altra domanda?
No, non una domanda, ma sarebbe fantastico se il professore potesse spiegare in un'altra occasione tutte le altre varietà di questa famosa arte, di questa meravigliosa arte della cui tanto sa. È il benvenuto sicuramente in altre occasioni, credo che ci abbia detto che verrà a Palermo presto quando questo problema del Covid ci consentirà di muoverci un po' meglio. E quindi è già invitato e se vuole nell'Istituto Cervantes di Palermo a offrirci qui una chiacchierata su questo, perché davvero molte grazie, professore. Sì, sarebbe bellissimo stare lì a Palermo, una città meravigliosa. Speriamo sia presto. Lei è qui, signora Diaz? No, 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 io sono molto lontana, io sono a Sydney, in Australia. Beh, grazie per essere qui con noi. Lo faremo online e quindi potrà anche lei unirsi a noi in questa fantastica occasione. Grazie, grazie a voi che avete avuto l'idea di questa iniziativa fantastica su questi argomenti interessantissimi. Sono temi che non sono conosciuti dal grande pubblico e che il progetto Seek Now, che sta facendo un lavoro encomiabile, l'Istituto Cervantes di Palermo anche, che vogliamo, e noi vogliamo farci portatori di questa conoscenza, vogliamo trasmettere questa conoscenza. Oggi ci ha aiutato il professor Manuel Pérez Sánchez e, se non mi sbaglio, il prossimo appuntamento ci sarà il professor Maurizio Vitella, che è un grande esperto e ci parlerà dei parati sacri dei vescovi spagnoli delle diocesi di Palermo e Monreale. E questo territorio in cui ci troviamo e che in questo modo conosceremo un po' meglio. Grazie nuovamente, professore Pérez Sánchez, grazie a voi. E a presto, sappia che il Cervantes di Palermo è la sua casa.